Inizieranno lunedì i lavori di recupero e riqualificazione di Villa Santa Cristina a Piemonte, a Prato, un intervento atteso da tempo dal territorio che vede la fine di un complesso iter urbanistico. Dopo aver ricevuto l'approvazione del Comune di Prato, il cantiere potrà partire. In queste settimane, in via per il Poggio Secco, sono stati effettuati gli interventi preventivi alla riqualificazione dell'ex ristorante albergo. Villa Cristina, un tempo fiore all'occhiello della città, abbandonata per molti anni al degrado, verrà restituita alla destinazione residenziale. A promuovere l'intervento è Polistrade Costruzioni Generali, mentre la direzione lavori e la progettazione architettonica e strutturale è curata dallo Studio Tecnico di Ingegneria e Architettura ed il Progetti di Prato, e vede infatti la realizzazione di 5 appartamenti di pregio. Il progetto è stato estremamente articolato e prevederà appartamenti di pregio di varie metrature, dalla piccola casa del casiere di circa 60 metri quadri fino a appartamenti più importanti fino anche a 250 metri quadri. E chiaramente poi ci saranno tutti gli spazi condominiali, questo vuol dire piantumazioni, restauro delle varie situazioni come la grotta e non ultima che la piscina. Si spera di ricreare un ambiente bello, splendido come lo era, dove tutti i frateggi venivano a fare varie cerimonie, varie feste, e quindi si spera di rendere una cosa veramente gradevole e rendere anche alla comunità di Prato, restituire una parte importante di questo territorio. Al sopralluogo ha partecipato anche il sindaco uscente Matteo Biffoni.